La pace dei santi sia con voi. Il 22 luglio la Chiesa celebra la memoria di Santa Maria Maddalena o di Magdala. La Chiesa latina era solita accomunare nella sacra liturgia le tre distinte sante donne di cui parla il Vangelo e che la sacra liturgia greca commemora separatamente. Maria di Betania, sorella di Lazzaro e di Marta, la peccatrice, cui molto è stato perdonato perché molto amato, e Maria Maddalena o di Magdala, l'ossessa miracolata da Gesù che ella seguì e assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere Gesù risorto. L'identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria, comune almeno a due, e dalla sentenza di San Gregorio Magno, che vide indicata in tutti i passi evangelici una sola e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la memoria di una sola Maria Maddalena senza altra indicazione, come l'aggettivo penitente, hanno inteso celebrare la santa donna di nome Maria che la mattina della risurrezione di Gesù Cristo meritò di vedere per prima il Salvatore risorto dai morti e portare agli altri discepoli l'annunzio della risurrezione e di essere definita l'Apostola degli Apostoli. È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora e che, secondo un'antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere ad Efeso, dove sarebbe morta. In questa città avevano preso dimora anche San Giovanni, l'apostolo prediletto, e Maria, la madre di Gesù. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Maria Maddalena ed auguri a quanti il 22 luglio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.